Buongiorno a tutti, bentornati nel mio canale. Oggi vi propongo un video tag sulla scuola perché siamo a settembre, la scuola è iniziata. Io non facevo un video tag da un po' di tempo, quindi mi mancavano i video tag. Ho pensato di fare quello sulla scuola perché insomma questo è il periodo dell'inizio della scuola, quindi si parla tanto della scuola. Questo tag è riferito alla scuola superiore, quindi nel mio caso direi che sono passati un bel po' di anni, per essere più specifici sono passati 20 anni, perché io mi sono diplomata nel 1998, quindi insomma quasi 20 anni, e i miei ricordi sono un pochino sfocati, ma comunque ho un bel ricordo delle scuole superiori e volevo fare questo tag. La prima domanda, materia in cui andavi meglio? La materia in cui andavo meglio sicuramente era italiano scritto. Mi piaceva tantissimo fare temi e nella mia scuola, che io ho fatto un istituto tecnico femminile, che ai tempi si chiamava istituto tecnico femminile, riservato alle fanciulle. E l'indirizzo era dirigente di comunità, quindi nella mia scuola, che comunque era classificata tra gli istituti tecnici, l'italiano scritto consisteva nel fare dei temi. Il compito in classe era quello. E io andavo molto bene, mi piacevano tantissimo i temi, li facevo sempre particolareggiati, li facevo volentieri ed avevo dei voti abbastanza alti. La materia in cui andavi peggio. I primi 2 anni abbiamo fatto matematica ed era la materia in cui andavo peggio in assoluto, perché io comunque sono anche discalculica. Se non sapete che cosa significa, vi lascio nell'info box, quindi in descrizione, il link per accedere a una pagina in cui vi spiegheranno che cos'è la discalculia. Comunque diciamo che è una difficoltà nel fare i calcoli, tanto per dirvela così, in modo semplice. E avevo tantissime difficoltà. Poi non ho più avuto matematica dalla terza superiore in avanti ed è anche stato uno dei motivi per cui ho scelto quella scuola, ve lo confesso, ma c'è stato inglese e inglese era un'altra materia in cui sicuramente io andavo peggio. Non so l'inglese tuttora, non mi piaceva, non lo capivo, insomma, quindi andavo male d'inglese. Hai mai preso una cotta per un insegnante? No, perché nella mia scuola quasi tutti gli insegnanti erano di sesso femminile, quindi erano tutte donne e io non ho mai preso una cotta perché comunque non mi piacevano le donne e quindi ovviamente no. C'erano pochissimi maschi, ma tutti abbastanza anziani, devo dire, quindi no, non mi è mai successo. Quanto tempo passava tra la tua uscita dalla classe e il tuo rientro? Dipende, dipende, nel senso che io non ero una persona che andava tanto in giro per i corridoi, devo dire, stavo abbastanza in classe. Però, soprattutto negli ultimi periodi dell'anno, quindi verso fine maggio, giugno, quando ormai avevo tutti i voti, tutte le interrogazioni erano state fatte, si cominciava comunque a fare quelle lezioni un po' più leggere perché comunque anche gli insegnanti stessi ormai alla fine del programma, alla fine della scuola, magari erano un pochino più morbidi. Allora, in quel caso, magari diciamo che facevo durare le mie uscite per andare in bagno un pochino di più rispetto agli altri periodi dell'anno, però solitamente non stavo tantissimo fuori dalla classe. A meno che non ci fosse ora di buco, se c'era ora di buco, allora sì, andavo con la mia compagna di banco piuttosto che con altre mie compagne a farmi qualche giro. Però, essendo una scuola femminile, non è che ci fosse tanto gusto andarsene in giro, perché comunque non c'erano ragazzi da guardare, quindi il motivo per cui io sarei dovuta rimanere fuori dall'aula, diciamo che perdeva motivazione, almeno per me, per quanto mi riguarda. Ti è mai capitato di incontrare un bullo? Alle superiori no. Alle superiori mi sono trovata molto bene con tutte le mie compagne di classe, c'erano ovviamente quelle con cui andavo più d'accordo, quelle con cui magari avevo meno feeling, però comunque andavo d'accordo con tutte. Non ci sono mai stati contrasti, litigi, cose particolari. Io mi facevo abbastanza gli affari miei, devo dire, quindi questo mi aiutava sicuramente a non fare parte di quelle discussioni, di quei contrasti, perché me ne stavo abbastanza per conto mio. Non prendevo quasi mai posizione, anche per evitare appunto tutti questi contrasti, e questo io lo facevo perché invece purtroppo alle medie di bulli ne ho incontrati parecchi. Ci sono stati proprio degli episodi di bullismo, anche se a quei tempi, parliamo dei primi anni 90, quindi a quei tempi
il fenomeno del bullismo non era certo così famoso, tra virgolette, come adesso. Quindi diciamo che erano parole un po', insomma, poco pronunciate. Quindi sì, diciamo che si classificava il bullismo semplicemente come un non si trova bene coi compagni, ecco, e quindi veniva un po' ridotta questa cosa. Invece io venivo presa in giro, venivo presa di mira, insomma, soprattutto ce n'erano alcuni che non mi hanno fatto fare una vita facile alle medie. E quindi proprio per evitare di ripetere questa esperienza alle superiori io mi sono un po' tenuta un po' più in disparte, facendomi un pochino più gli affari miei per cercare di andare d'accordo con tutti. E devo dire che ha funzionato perché effettivamente io poi non ho avuto problemi con nessuno, mi sono trovata molto bene. Direi che gli anni delle superiori sicuramente sono stati gli anni più belli, quindi senza dubbio sono contenta e non ho avuto problemi, quindi nessun bullo alle superiori. Andiamo avanti. La cosa più assurda che hai fatto a scuola. Me ne vengono in mente un paio di cose assurde, anche se devo dire che quella è un po' l'età in cui si fanno le cose assurde, ma quella più assurda che abbiamo fatto, e parlo al plurale perché non l'ho fatta solo io, ma l'abbiamo fatta in massa, quindi tutta la classe, a parte due o tre persone che erano sempre le più brave, le più composte. Abbiamo, diciamo, deciso di buttare giù il muro che divideva la nostra classe da quella a fianco. Quindi noi a spallate prendevamo la rincorsa e andavamo contro il muro cercando di buttarlo giù. Ovviamente non ci siamo riuscite, mi viene da dire per fortuna, comunque non ci siamo riuscite. E l'insegnante che era nella classe a fianco, ovviamente si è un po' risentita di questo, quindi è venuta a dirci di tutto. Perché stavamo facendo rumore e stavamo facendo tremare i muri della scuola. Quindi, insomma, questa è la cosa, una delle cose più assurde che abbiamo fatto, ma ne abbiamo fatto anche un'altra. Un giorno abbiamo pensato di escogitare una maniera per evitare il compito in classe di inglese e l'unico modo che ci è sembrato possibile non era quello di studiare, no, ma quello di rompere la serratura della porta in modo che l'insegnante restasse chiusa fuori dalla porta e non potesse entrare. Quindi noi abbiamo spaccato la maniglia, ci siamo chiuse dentro e l'insegnante non aveva potuto entrare nella classe. Ovviamente con la maniglia rotta ci è voluto un po' di tempo per metterla a posto e quindi è passata quasi tutta l'ora di lezione, noi ci siamo schivate il compito in classe. E poi alla fine siamo anche riuscite ad uscire dall'aula. Mi ricordo che a quell'età comunque si è molto irresponsabili, quindi io, come anche tutte le altre mie compagne di classe, eravamo molto divertite da questa cosa. Ora, a distanza di 20 anni, in età adulta, dico, erano proprio delle cavolate queste. Però comunque io devo dire che quando ci ripenso ancora adesso mi viene da ridere perché sono stati momenti di leggerezza, momenti comunque adolescenziali. Di esperienze che comunque ognuno poi alla fine fa a modo suo. E io devo dire che se ci penso, rido tutto sommato di questo. Non sono contenta anche di aver fatto questo tipo di esperienze perché secondo me anche queste cose contribuiscono comunque alla maturazione di una persona. Quindi tutto sommato non me ne pento, ecco. Anche perché non è successo niente, nessuno si è fatto male, quindi alla fine non me ne pento. La gita più bella che hai fatto? Ecco, io non andavo mai in gita scolastica. L'unica gita che ho fatto a scuola, alle superiori, è stata una gita di un giorno a Firenze. Mi ero trovata bene, mi ero divertita, era stata una bella giornata, però non posso dire che sia la più bella perché quella è l'unica che ho fatto, quindi in realtà su questo non posso rispondere granché. Non ci andavo principalmente perché erano sempre gite di una settimana, così. E io non è che amassi tanto dormire fuori casa a quei tempi, adesso sì perché amo viaggiare e andare ovunque, però a quei tempi lì no, non mi piaceva tanto e quindi io non andavo in gita. Hai mai saltato le lezioni? Beh, io non ho mai marinato la scuola, ovvero non ho mai detto a mia madre che andavo a scuola e poi in realtà me ne andavo in giro, questo non l'ho mai fatto.
Però ho saltato le lezioni ogni qualvolta era possibile, quindi quando c'era qualche sciopero, quando c'era occupazione a scuola, quando facevo, insomma, c'erano queste occasioni, io sì, saltavo le lezioni, andavo in corteo, andavo a fare sciopero, mi andavo a divertire poi alla fine perché era un'occasione per stare con le altre compagne, anche con quelle delle altre classi, facevamo un po' di casino, quindi insomma sì, mi sono anche divertita, quindi tutte le volte che c'era uno sciopero io saltavo le lezioni. E devo dire che potevo farlo perché comunque non è che ci fosse uno sciopero al giorno, c'era qualche sciopero ogni tanto durante l'arco dell'anno. Io dicevo tranquillamente a mia madre e ai miei genitori che c'era uno sciopero, che quindi non sarei andata a scuola o che sarei andata in corteo oppure sarei rimasta a casa e loro comunque non ne hanno mai fatto una tragedia, quindi insomma era possibile per me anche fare queste cose. Anche perché, ripeto, non lo facevo tutti i giorni, capitava una volta ogni tanto. Hai mai usato il diario per i suoi reali scopi? Sì, io il diario lo usavo anche per i suoi reali scopi, devo dire, perché mi scrivevo comunque le cose, altrimenti poi me le sarei dimenticate, però lo utilizzavo anche comunque per attaccarci sopra la foto del cantante preferito, piuttosto che per scriverci il nome di quello che mi piaceva in quel momento, per scriverci due o tre cose. Quindi sì, lo usavo per i reali scopi, ma lo usavo anche come diario, agenda, decorato con tutte le cose attaccate sopra e devo dire che uno di questi diari l'ho tenuto, ce l'ho ancora, poi magari una volta farò un video che metterò nella sezione Il nostro passato e vi farò vedere com'era il diario di una ragazza degli anni 90, quindi insomma può essere interessante. Ultima domanda, la più grande figuraccia che hai fatto a scuola? Io devo dire che per fortuna non ho mai fatto delle grandi figuracce a scuola. Sicuramente ci sono stati dei momenti in cui magari non ho fatto queste bellissime figure, magari durante delle interrogazioni, può essere capitato che io abbia detto qualche cavolata, sicuramente. Ma io non mi ricordo un evento particolare perché per fortuna comunque non ci sono mai state cose eclatanti, quindi direi che non saprei cosa rispondere. Però mi interesserebbe sapere voi qual è la più grande figuraccia che avete fatto a scuola, quindi se fate questo tag, magari poi ditemelo nei commenti, scrivetemelo che io lo vado a vedere molto volentieri. Tagga chi vuoi, io come al solito taggo tutti, quindi tag libero, chiunque voglia fare questo tag, voglia rispondere a queste domande, libero di farlo. Non vi so dire assolutamente chi abbia ideato questo tag perché non l'ho trovato da nessuna parte, quindi ho visto le domande da altri video di altre persone che l'avevano fatto, ma non so da chi è nato, quindi su questo mi dispiace, ma non posso segnalarlo. Vi invito a dirmi se qualora facciate questo tag, dirmelo nei commenti, così io potrò andare a vedere le vostre risposte, potrò andare a vedere il vostro video che mi incuriosisce molto. Vi ricordo di iscrivervi al canale se non lo avete ancora fatto, se vi è piaciuto il video mettete un like, vi do appuntamento alla prossima. Ciao ragazzi!